con una lettera ai suoi ormai ex colleghi di partito, Walter Caporale, presidente di Animalisti Italiani, ha comunicato la sua fuoriuscita dai Verdi dopo 27 anni di militanza e tanto impegno. Incomprensioni, certo, ma anche scarsa considerazione delle tematiche animaliste alla base della sua decisione. Allargando il campo, però, è la politica tutta ad aver mal gestito le tematiche relative alla tutela e al benessere degli animali. Se oggi si dissolvono molte ombre e si parla decisamente di quelle tematiche un tempo ignorate, è soprattutto grazie all'impegno di chi instancabilmente ed in prima persona fa opera di sensibilizzazione direttamente in strada, proprio come Caporale, che ci ha espresso il suo punto di vista su meriti e colpe della politica direttamente dalla centralissima Via del Corso a Roma, in un momento di pausa dall'attività informativa che svolge insieme ai suoi colleghi. Da un lato dobbiamo riconoscere il fatto che in Italia ci sono buone leggi. L'Italia è stato il primo paese in Europa che, grazie alla legge 281 del 91, ha abolito la soppressione dei cani nei canili municipali. Dopodiché però c'è l'aspetto negativo, che è quello di una legge che non prevede multe, contravvenzioni, ad esempio per i comuni inadempienti, per cui ci sono centinaia di comuni che non hanno canili, migliaia di cani abbandonati. E abbiamo la legge che riconosce il diritto all'obiezione di coscienza e alla vivisezione, abbiamo, e parla un abolizionista della caccia, abbiamo una buona legge quadro sulla caccia che a me viene disattesa poi dalle regioni. La politica credo che abbia fatto negli anni 90 una buona parte, si è adesso fermata, si è adagiata. Pensiamo al caso di Green Hill, degli allevamenti di animali per la vivisezione, che in Italia sono decine. Ebbene, ci è voluta una mobilitazione nazionale per chiudere un allevamento di animali per la vivisezione, cani, gatti, cavi e conigli come Green Hill, ma ce ne sono altre decine. Ebbene, c'è una proposta di legge che è stata approvata a stragrande maggioranza alla Camera dei Deputati, eppure non è mai arrivata alla votazione definitiva al Senato, per cui in Italia abbiamo ancora decine di allevamenti di cani, gatti, scimmie, cavalli, cavi e conigli per la vivisezione. Ci si è un po' fermati e adagiati. C'è un altro aspetto negativo della politica, forse dobbiamo riconoscerlo, che è quello della lobby delle armi che condiziona le leggi in materia di caccia. Non si capisce perché tutti i sondaggi nazionali parlano di un 80, 82, 83, 85% di italiani favorevole all'abolizione del totale della caccia. Ebbene, nel nostro Parlamento da 10 anni noi associazioni animaliste siamo costretti a dover cercare di fermare delle leggi vergognose. Negli ultimi anni sono state proposte le cose più impensabili, forse per un italiano medio. Si è proposto di permettere di cacciare anche i minorenni, quelli che non possono guidare la macchina ma che si vorrebbe far andare a caccia già a 16 anni. Addirittura si è proposto, e sono proposte di legge presentate da politici eletti dagli italiani, si è proposto di cacciare tutto l'anno, ma ancora peggio, si è anche proposto di ricominciare a cacciare nei parchi nazionali e regionali. Diciamo che al fine non c'è mai peggio, e credo che oggi la politica, che ormai sta dando uno spettacolo molto triste di sé, lo stia dando anche rispetto ai diritti degli animali.